Tornerà presto a nuova vita con attività sociali e finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti deboli e dal vissuto difficile parte del bene confiscato La Glorietta, aggiudicato con bando pubblico dal Comune all'Associazione Agende Rosse Campania. Questa mattina presso la struttura sono state presentate le iniziative del progetto intitolato Tutta Nata Storia, che prenderà il via dopo i lavori di ristrutturazione dell'immobile, in particolare le stanze appartenute agli uomini del boss Michele Zaza e di bonifica dell'area verde circostante. Comincerà a gradi, certamente dopo l'estate immaginiamo che buona parte della bonifica dell'agro sia conclusa e la ristrutturazione della parte edificata del bene anch'essa conclusa. Cominceranno prima le attività nella parte edificata, le attività nell'agro, nel senso vero la parola, cioè il vigneto, comincerà a ottobre per i tempi della natura, voglio dire, non dettati da noi. A ottobre si pianta vigneto e da ottobre comincerà, però comincerà anche una piccola attività d'ortobistica legata alle interazioni operative con altri soggetti. Sarà realizzato un laboratorio di ceramica, ha spiegato il presidente di Arca Nunzio Sisto, una galleria museale dell'antimafia, sale dedicate alla pet therapy ed un grande vitigno nel fondo agricolo che sarà destinato alla produzione di piedi rosso. Due target: disabilità mentale, autismo infantile, demenze senili e ex bambino, ossia ragazzi istituzionalizzati ma che non hanno possibilità di ritorno in famiglia raggiunta la maggiore età per reati gravissimi che hanno subito in queste, e avranno occasione di lavoro qui, accompagnamento all'autonomia abitativa e cintura di protezione sociale intorno. Il progetto dedicato a Paolo Borsellino, ogni stanza avrà infatti il nome degli agenti della sua scorta, si avvale della collaborazione del CNR, di due dipartimenti universitari e delle cooperative Al di là dei sogni e Resistenza Anticamorra. Finalmente oggi si mette una pedina nuova in questa scacchiera della rete dei beni confiscati nel napoletano, perché noi abbiamo avuto l'onore di gestire il primo bene confiscato agricolo della città di Napoli, a Chiaiano, e ci siamo trovati soli 6 anni fa quando abbiamo cominciato. Più che un percorso è una grande sfida, intanto perché questo è un bene meraviglioso, è una parte della città che è particolare, no? Posillipo, rispetto invece ad altri territori dove in genere noi abbiamo tanti beni confiscati, è un territorio che offre più opportunità, non soltanto perché è un luogo bellissimo da un punto di vista paesaggistico, perché c'è un terreno, quindi può veramente dare delle possibilità rispetto alla coltivazione, alla messa a reddito, rivolta però a valorizzare le fasce deboli, le fasce fragili, che non necessariamente, anzi assolutamente, devono rimanere tali.